Abbiamo questi con cena. Buongiorno a tutti, intanto auguri Giorgio e complimenti per questi 25 anni e perché un pubblico così è difficile ormai vederlo anche ai congressi con i corsi ECM che pagano, qui è incredibile. Allora, il tema di questa mia breve relazione parte da una parola chiave associata tra l'altro alle università, cioè energia vitale. Sicuramente è una parola chiave radioattiva, nel senso, com'è che si fa ad andare avanti? Ok. Chiunque, soprattutto in ambito accademico, citi questa parola, viene un attimo deriso. E soprattutto voi che vedete i pazienti vi potreste domandare, ok, un bel concetto filosofico, forse esoterico, ma che ha a che fare questo con la mia professione? Allora, intanto cerchiamo di capire di che cosa stiamo parlando. La questione base è che cosa contraddistingue la materia organica dalla materia inorganica. La materia vivente dalla materia non vivente, una domanda ancestrale. E infatti fino all'Ottocento la corrente di pensiero che la spiegava era quella del vitalismo, cioè si credeva che esisteva una energia o forza vitale che dava appunto vita alla materia e quindi la materia organica era il prodotto di questa forza vitale che veniva esercitata sulla materia. Poi nell'Ottocento, prima Wöhler e poi Kolbe, sintetizzarono delle sostanze organiche, quindi l'urea e l'acido acetico, a partire da sostanze inorganiche senza l'utilizzo di fantomatiche energie vitali, per cui dimostrarono che non esisteva l'energia vitale, non serviva per dare origine alla vita. Successivamente Kekulé, sviluppando il modello del carbonio tetravalente, fu colui che mise le basi per la definizione moderna di materia organica, cioè siamo partiti nel vitalismo a dire la materia organica è ciò che viene prodotto dall'energia vitale e siamo arrivati ad imparare ancora oggi nei corsi di chimica organica che la materia organica è la materia a base di carbonio. E questa ci dà la sensazione di aver risposto alla domanda. Ah, abbiamo capito, la differenza è il carbonio. Però, ci sono dei però, come si fa ad andare avanti qui? La grafite, il diamante, il petrolio certamente non sono vivi ma sono a base di carbonio. Va anche ricordato una cosa, il petrolio che ci dà tanto energia deriva dalla materia organica che quell'energia l'ha accumulata. Quindi abbiamo l'idea di aver risposto alla domanda, ma siamo convinti, lo capiamo, che c'è ancora qualcosa da indagare. E se noi facciamo un'indagine, ripeto, facciamo dei divertissement, etimologica, le parole devono cogliere il senso delle cose, la loro essenza, e spesso è ancora misterioso come abbiamo dato il nome alle cose, vediamo che la parola organica, che è comune ad organico, organo, organismo, organizzazione, deriva da una radice greca, organon, che significa strumento, strumento che serve a esercitare una certa funzione. Allora, è più comprensibile capire la vita come uno strumento finalizzato a un obiettivo, piuttosto che come a un qualcosa strutturato sul carbonio. Ma poi se andiamo ad analizzare l'altra parola, energia, da dove deriva, vediamo che anche energia ha le stesse lettere praticamente dalla parola organon, cioè organon ed ergon sono due gemelli, arrivano dallo stesso ceppo etimologico e quindi questa cosa ci fa capire che la definizione o meglio la descrizione etimologica della vita è un intrecciarsi di significati provenienti da organon, cioè strumento volto a svolgere una funzione, e da energia, lavoro, forza. Questo ci obbliga chiaramente a cambiare il modo di pensare, non c'è una definizione puntiforme, ma c'è un intrecciarsi di funzioni, di significati. Ora, io l'ho presa molto alla lontana, però quello che vi voglio dire è che la risposta alla domanda cosa contraddistingue la materia vivente da quella non vivente non c'è ancora e vale la pena indagare su questi argomenti. Vale la pena perché in fondo stiamo parlando di cercare di capire che cosa dà forma alla vita, cosa l'anima a livello di energia e lavoro, ma cosa la plasma, perché quando un embrione viene fecondato, un uovo, una sfera simmetrica, noi assistiamo su tutti i livelli dell'organizzazione biologica, dal microscopico del DNA al macroscopico del nostro corpo, a una organizzazione perfetta. E questa cosa noi non abbiamo ancora capito come funziona, ma sappiamo che se guardiamo nel tempo l'evoluzione della vita, bene, l'evoluzione della vita e l'invecchiamento è anche l'evoluzione della forma. E allora che cosa dà forma al nostro organismo? Cosa dà la forma e la funzione al nostro organismo e cosa si perde quando poi ci disgreghiamo fino alla morte? Tanto è vero che nel linguaggio popolare io non mi sento in forma, dottore, mi rimette in forma. Come facciamo? Che nuovi strumenti possiamo dare ai medici
innovando il modo di fare ricerca, cambiando punto di vista. Allora, vi propongo di conoscere questo piccolo verme. La planaria è un verme molto noto perché è uno degli animali con la più alta capacità rigenerativa. Se voi tagliate la testa e tagliate la coda, in 14 giorni si rigenera l'intero verme. Se poi andiamo a guardare come è composto questo magico, chiamiamolo così, troncone centrale, in grado di rigenerare testa e coda, vediamo che ha delle caratteristiche biofisiche. Io purtroppo sono arrivato tardi perché c'è sempre dei treni, ma avrei voluto ascoltare la relazione del professor Ventura. Allora, il troncone ha un lato positivo e un lato negativo. La polarità da che cosa è data? È data dagli scambi ionici, quindi ioni positivi e negativi che entrano ed escono dalle membrane cellulari. Quando io ho un troncone, ho un dipolo che ha un lato positivo e un lato negativo, spontaneamente si genera un campo. E questo campo è foriero di informazioni. E così io so dove nasce la coda e dove nasce la testa. E come posso saperlo? Qui ogni volta cambia il tasto. Che è proprio il campo. Perché se faccio un esperimento di biologia molecolare, modifico i canali ionici e faccio sì che il mio troncone centrale abbia due poli positivi, per esempio, guardate, non nasce una planaria con una testa e una coda, nasce una planaria con due teste. Per cui è bastato cambiare un'informazione di natura biofisica per indirizzare quelle cellule che erano pronte a diventare coda, io le ho indirizzate a diventare testa. Questo perché nel DNA di tutte le cellule c'è l'intera informazione, ne vengono espresse solo le parti necessarie. Ma che cosa decide cosa deve esprimere e che cosa no? È l'epigenetica, tra cui anche i segnali biofisici. Ora, quindi di che cosa vi sto parlando? Vi sto parlando che anche l'invecchiamento, ma il fenotipo della cellula dell'uomo va vissuto come un equilibrio dinamico tra le informazioni che stanno dentro la nostra cellula e le informazioni che arrivano dall'esterno. Ed è importante ricordarsi che questo equilibrio è dinamico, è adattativo e in certi casi è reversibile, perché la modifica epigenetica può essere in determinate condizioni reversibile. E allora, io ogni volta qui perdo tempo a cambiare slide, appunto, come vedete non possiamo non prendere in considerazione un piano biofisico energetico per capire l'organizzazione della vita, ma in più, e ora ve lo farò brevemente vedere, toccare con mano, se studiamo l'uovo, se studiamo i processi che generano la vita, scopriamo degli strumenti utili per i medici, per voi, degli strumenti utili in campo neurologico, oncologico e anche di medicina rigenerativa. Vi faccio vedere questo in ambito oncologico. Si è visto che nei primissimi momenti dello sviluppo embrionale esistono delle sostanze che generano la vita, ma che hanno un'azione antitumorale. Il primo ad accorgersene, ogni volta qui non va avanti la slide, e stiamo parlando di reversione tumorale, cioè ecco qua, perfetto. Cioè di trasformare il fenotipo, abbiamo detto prima, come si manifesta la cellula, da maligno a benigno. Come lo si può fare? Il primo che se ne è accorto è stato Robert McKinnell, che negli anni 60, alla Tulane University, prese dei nuclei di cellule tumorali di rana e li impiantò in uova fecondate. Nacquero girini completamente sani. Quindi evidentemente in quell'uovo fecondato erano presenti delle sostanze che sono riuscite a trasformare, a reindirizzare, come abbiamo reindirizzato la coda della planaria a diventare testa, qui si è reindirizzato la cellula tumorale a diventare benigna. Ma non è il solo esperimento. Negli anni 70, al National Cancer Institute americano, Beatrice Mintzer e Carl Ilmens presero cellule tumorali da topi dal pelo nero e li impiantarono in 200 esemplari di madri gravide col pelo bianco. Anche in questo caso nacquero topi completamente sani, ma curiosamente col pelo un po' bianco e un po' nero, per cui l'informazione genetica portata dalle cellule tumorali si è fusa con quelle della madre, ma si è perso quel tratto non fisiologico, quel tratto tumorale. Nuovamente, nel processo di sviluppo embrionale c'è qualcosa che è riuscito a reindirizzare il destino maligno delle cellule tumorali. Ora, se voi non avete mai sentito parlare, vi potrebbe veramente sembrare fantascienza, perché una cosa così importante come mai non è nota, come mai non ne parlano? Eppure guardate quanta letteratura scientifica è stata prodotta in tutti questi anni. Io ho avuto la fortuna di fare il dottorato su questo argomento e proprio pubblicare l'anno scorso una review generale su tutte queste evidenze sperimentali.
Uno dei personaggi che lavorò più a lungo su questo tema fu Barry Pierce. Alla Colorado University, tra gli anni 60 e gli anni 80, sistematicamente fece una quantità enorme di esperimenti. Cosa portarono questi esperimenti alla conoscenza scientifica? Prima cosa, che è possibile indurre la reversione non solo impiantando le cellule nelle uova, ma anche somministrando le sostanze contenute nelle uova alle colture di cellule tumorali. Questo è un passaggio in più per dare a voi una ipotetica risposta da dare ai malati tumorali. La seconda notizia è che scoprì che in base alla fase di sviluppo embrionale, in cui lui prelevava queste sostanze, poteva controllare determinati tumori piuttosto che altri. Per esempio, se prendeva le sostanze nel momento in cui si forma il tessuto gastroenterico, quelle sostanze lì con più facilità controllavano lo sviluppo delle cellule tumorali del tratto gastroenterico. Anche in Italia, grazie per Mario Biava, arrivarono queste ricerche. Biava riuscì a replicare confermando questi risultati ed ebbe l'intuizione di estrarre queste sostanze dalle uova di zebrafish, un pesce a un alto tasso di riproduzione, quindi rese più facile la replica degli esperimenti. E così anche noi, nel laboratorio di biologia dei sistemi, diretto dal professor Mariano Bizzarri alla Sapienza, stiamo andando avanti, ormai da molti anni, a fare queste ricerche, cercando non solo di confermare i dati, ma anche di capire e di chiarire alcuni dei meccanismi. Vi mostro, per brevità, un lavoro che abbiamo recentemente pubblicato, nel 2019-2020, e che ha messo in luce il ruolo di un biomarcatore che si chiama TCTP, Translationally Controlled Tumor Protein, che è una proteina che ha un ruolo fisiologico importante nei processi di cicatrizzazione e rigenerazione. Ma quando è presente in grandi quantità nel microambiente tumorale e nelle cellule tumorali, fondamentalmente esercita un'azione come se fosse un piede che preme sull'acceleratore dei tumori. Quindi aumenta la proliferazione cellulare, inibisce l'apoptosi, favorisce la metastatizzazione. Cosa abbiamo visto su linee cellulari di tumore del seno aggressivo e pubblicato? Che somministrando estratti presi da uova di pesce, di varie specie, si riduce in maniera importante la quantità di TCTP, quindi si solleva questo piede che sta premendo sull'acceleratore dello sviluppo tumorale. E coerentemente con questi risultati abbiamo osservato un dimezzamento della velocità di proliferazione delle cellule tumorali. Ma non solo, andando a guardare la morfologia, parlavamo di forme, si è visto che la forma di queste cellule tumorali tende a rinormalizzarsi. Allora, nella cellula ci sono delle strutture, come il citoscheletro, che hanno anche la funzione di renderla mobile. Quindi actina e vinculina, che sono due subunità del citoscheletro, è come se fossero dei piedini che fanno avanzare il profilo, il bordo della cellula verso altri tessuti fino a poi farle invadere. Abbiamo osservato che se queste actine e vinculina sono molto espresse sui bordi della cellula, nelle cellule tumorali, quando le esponiamo agli estratti presi dalle uova di pesce, di fatto inibiamo il comportamento metastatico, la migrazione e l'invasione degli altri tessuti. Adesso noi, ci perdo sempre tempo a girare slide, ecco, io cito questo articolo di Nature che abbiamo avuto la fortuna, è uscito 2 anni fa e ha citato i nostri lavori. Quindi stiamo parlando di qualcosa che sembra mai visto prima, ma di qualcosa profondamente ormai riconosciuto e replicato in vari laboratori internazionali. Noi adesso stiamo lavorando a cercare di tipizzare tutto il contenuto di queste uova alla ricerca dei protagonisti di questi meccanismi, e vi anticipo che a breve pubblicheremo, tra pochi giorni penso, un lavoro dove abbiamo identificato i microRNA che giocano un ruolo principale in questi processi. MicroRNA che in natura hanno proprio anche un ruolo epigenetico, il ruolo di metilare e demetilare i geni, di accenderli e di spegnerli. Nel frattempo che facevamo queste ricerche, la domanda era cosa c'è, cosa possiamo mettere a disposizione dei pazienti. In effetti sul mercato esisteva già un prodotto a base di estratto di uova di pesce, che si chiama, posso dirlo, SyncroLevel, ma grazie a questi studi, e in collaborazione chiaramente, siamo riusciti a trasformarlo, ad integrare tutte queste nuove conoscenze che abbiamo visto e a portare ai medici una soluzione che oggi ha 5 studi clinici a suo sostegno. Il primo lavoro fu fatto tempo fa su malati di tumore al fegato in stadio avanzato. Nessun'altra terapia era possibile, l'aspettativa di vita a 3 anni era che il 20% rimaneva vivo, ma nei pazienti a cui è stato dato questo preparato, fortunatamente l'aspettativa ottenuta era del 60%, con alcuni casi, di regressione della massa tumorale. Dati confermati poi in Humanitas dal professor Guido Torzilli, che è direttore del Dipartimento di Chirurgia Epatobiliare,
E poi più recentemente abbiamo fatto col Policlinico Umberto I di Roma un ulteriore lavoro nel quale a pazienti affetti da tumore del colon, in stadio anche qua medio avanzato, abbiamo fatto due gruppi. A un gruppo di questo studio pilota si è data regorafenib, che era il trattamento che si deve dare. All'altro gruppo abbiamo associato questo integratore e si è visto che dopo un anno la sopravvivenza è notevolmente aumentata, ripeto, uno studio pilota. Il 76% è rimasto vivo dei pazienti di chi prendeva l'abbinata, solo il 34% di chi prendeva solo regorafenib. Questo perché migliorando il quadro clinico generale, perché quello che noi andiamo a ottenere è proprio questo, e quindi riducendo i valori di infiammazione e tutta un'altra serie di parametri, il paziente di fatto trae un beneficio che lo rafforza e gli permette di affrontare meglio le cure. Grazie a questi lavori il Comitato Etico dell'Humanitas di Milano ha approvato il primo studio clinico in doppio cieco con placebo, quindi vuol dire che, come coi farmaci, né il medico né il paziente sapevano chi stava prendendo Syncrolevel e chi il placebo. E poi questo è uno studio multicentrico che ha visto coinvolti, oltre all'ospedale Humanitas, anche l'ospedale Infermi di Rimini e il Cardinal Panico di Tricase. I risultati pubblicati poco tempo fa hanno mostrato un netto beneficio in termini di miglioramento del quadro clinico generale e del performance status dei pazienti. Questi segmenti rappresentano i diversi parametri che abbiamo analizzato secondo i modelli standard europei con cui si valuta appunto il performance status, come l'astenia, recupero funzionale post-operatorio. E come vedete, nei pazienti che hanno assunto l'integratore c'è stato un netto miglioramento a 6 mesi. Quindi, la gioco metaforicamente, ma andando a recuperare i principi che danno origine alla vita, in qualche modo un beneficio di vita lo stiamo dando ai pazienti. Ma non solo, bisogna, come tutti hanno ben descritto prima, pensare in termini di complessità. Non è solo questo il principio che agisce. Il mitocondrio, lo sappiamo, è fondamentale per ristabilire i processi energetici e metabolici dei pazienti. Sappiamo che, ad esempio, lo ha spiegato benissimo prima il professor Miceli, la subunità alfa di HF1 è profondamente coinvolta nei processi tumorali. Potremmo anzi dire che HF1 alfa è un secondo piede che preme sull'acceleratore dei tumori. E allora abbiamo visto che associando un approccio più complesso, sistemico, un prodotto come Cellfood a quest'altro che Syncrolevel, si può migliorare ulteriormente il beneficio in termini di performance status per il paziente. Infine, adesso noi abbiamo appena avviato con il CRIN, che è il Centro di Ricerche in Neuroscienze della Sapienza di Roma, un lavoro in ambito di neuroscienze, perché sappiamo che il danno epigenetico per antonomasia riguarda la metilazione, è un danno che può creare grossi problemi a livello neurologico. Ora, il 10% dei casi di Alzheimer ha matrice puramente genetica, il 90% ha matrice multifattoriale epigenetica. Ad esempio c'è un gene che si chiama PSEN1 che deve stare spento nei neuroni e quindi per spegnerlo il nostro organismo lo metila, ma stress ossidativo, infiammazione, neuroinfiammazione date da tutta una serie di agenti tossici ambientali portano spesso a demetilare di questo gene. Quando questo gene viene demetilato si riesprime, produce la proteina beta amiloide e quindi favorisce lo sviluppo dell'Alzheimer. Ci siamo. Allora ci siamo detti, ma da queste uova, nel momento in cui magari nasce il tessuto nervoso, possiamo trovare delle risposte per questi pazienti? Ci sono dei microRNA che favoriscono dei processi metilatori sulle cellule neuronali? Abbiamo appunto analizzato un estratto proprio in quelle fasi e stiamo vedendo cose interessanti. Questi sono dati preliminari, abbiamo osservato un'importante azione neuroprotettiva. Ora, nel primo grafico vedete due istogrammi, le colonne indicano il danno all'ippocampo di topi indotto con NMDA, che è un agente neurotossico che si dà. Ai topi a cui è stato dato Tucur, il danno è stato importante, la prima colonna. Ma se ai topi davamo preventivamente 10 giorni di questo estratto, il danno veniva sì indotto, ma in maniera molto inferiore. Non solo, se andiamo a analizzare i parametri neuroinfiammatori di neuroblastomi, vediamo che tutta una serie di interleuchine, come interleuchina 1 beta, la 6, la 23, TNF-alfa, vengono in maniera drastica ridotte quando siamo sotto esposizione di questi estratti. Adesso noi abbiamo messo a punto con l'Università Campus Biomedico un sistema che prevede la misurazione della neuroinfiammazione nei pazienti attraverso però un parametro biofisico, nel senso che si è visto che la saliva
modifica le sue caratteristiche in base al livello neuroinfiammatorio centrale. E il pattern elettrochimico, quindi una risultante di questa modifica, è una modifica elettrochimica. Quindi per capire la complessità abbiamo identificato un parametro di scala superiore che sintetizza lo stato della scala inferiore. Per cui misurando l'evoluzione della conducibilità, la banalizzo, della saliva, siamo in grado di correlare questo dato alla neuroinfiammazione. E adesso è in corso uno studio clinico su pazienti che sta validando questi risultati che abbiamo inizialmente visto in vitro e su topi. Bene, io, se riesco ad andare avanti, confermo che anche in questo caso studieremo l'abbinamento con un prodotto come Cellfood che può fornire ossigeno, quindi è una sinergia che sicuramente è molto efficace. E se riesco ad andare avanti, vi invito al corso di alta formazione, dove approfondiremo questi argomenti anche studiando dei temi legati all'ingegneria tissutale, cioè come nel riprodurre i tessuti in vitro in laboratorio noi capiamo dei processi morfogenetici. Vi ringrazio a nome anche di tutto il team del nostro laboratorio.